È uscita una nuova puntata sul canale di Prime Video Italia. È forse la puntata più particolare che abbiamo fatto finora. Ma perché era particolare? Perché eravamo in un lago! Wow! Che però era in realtà un'isola deserta. Ah, è vero, forse non dovevo dirlo. Divertente, appagante, non vediamo l'ora che voi vediate questo video. E se vi viene la voglia, andatevene su un'isola deserta, via dai maroni. Oppure guardatevi semplicemente The Wilds. Campanella, campanella! Valley, rimanenza tutta la valle spaziale. Adesso ditemi che bambino alle elementari aveva queste cartelline qua. Ma giravano tutti con lo zaino di Frank, quello che usa abitualmente. Ma no, è per il disegno. Per il disegno, quando andavi a fare... Alle medie. Ma poi soprattutto il video di oggi è a tema succhi di frutta, perché siamo vestiti da scolaretti. Si beveva una merenda. Ma negli anni 90 andavano un botto. Ma I succhini hanno accompagnato le nostre... Non c'erano no, i telefoni. No, non c'erano i cellulari. Nonno, mi vieni a prendere, le corregge. Veramente. Io dicevo così perché ero stipato di cacca. Mi venivano a prendere e poi mi portavano al Santoro di Bologna, peretta, e stavo bene. Al posto di darti il panino al salame ti davano un succhetto magari. Lato mio, sono sempre stato molto più fan del tè. No. È partito un bottone. Ma lo riesci a strappare? Cioè tipo... Ah! Nei commenti, subito così all'inizio del video, scriveteci qual è il vostro succo del cuore, perché ognuno di noi ha il succo del cuore. Comunque, questo video è per Mirko Taruffi, lo diciamo, che mi chiede da una vita, fai un video a tema succhini. Ma lo facciamo solo grazie al salotto che abbiamo fatto sulle idee per Space Valley. Sì, grazie. Ce l'avete suggerito voi, oltre a Mirko Taruffi. Quest'oggi andiamo alla ricerca del miglior succhino, passando dal packaging, passando dal sapore, fino a... La resistenza ai bulli. Cos'è la resistenza ai bulli? Quanto resiste? E ora bambini, via col packaging! Quello è mio padre! Come potete intuire dal nostro outfit, chiaramente il succhino in brick è molto da bimbi, da poppanti. Ci teniamo a precisare che condanniamo i succhetti, perché non hanno nessun valore nutritivo, pieni sono una zucchero. Porcata, pieni di zucchero, quindi noi condanniamo completamente i succhini. Una cosa importante sicuramente per i bambini, al di là del sapore, al di là delle percentuali di polpa, è la confezione. Nel supermercato c'hai questo muro di brick e ne devi scegliere uno. Quale scegli? Partiamo da quello Esselunga. Brutto in c***o. No, dai! Ma dai, ma anche la cannuccia di carta. È molto brutta attaccata qui. Comunque brutta, sì. È molto brutta. Grande. Tipo incollata con lo sputo. È bruttina. Però secondo me si rivolge anche a tipo agli adulti. È molto... Lo compra. Sadik con la cannuccina. Ma fra, lo prendo io. Io lo prendo. È troppo di consorzio agrario questo. Sembra una pubblicità politica. Basilare. È vero, sembra un manifesto. Manifesto. Passiamo allo skipper. Ma pulito. Secondo me è molto carino. Allora, questa pioggia di pesche ci sta. Beh, bello graficamente. Anche se è un pochino sfocato però. Sì, un po' sì. E la pesca è un pochino vintage. Il che potrebbe starci, ma allo stesso tempo non starci. Mi fa strano solo che è orizzontale. Ah, è vero. Perché? No, è vero. Perché devo leggerlo così? Però è carino. Ma a voi piacciono lunghi o corti? Corti. Cioè, corti. O così o così. È questo il brick del succhino, non è questo. Passiamo al Zweig, che me lo ricordo molto bene. Zweig. Sembra latte. A parte Zweig, aspetta, Skipper è Zweig. No, cosa stai dicendo? Uno è da adulti, uno da bimbi forse. Ma 100% Monella? gli è andato dei voli. Ah, è PES. 100% Monella. Ah, okay. Vediamo gli altri, scusa. Qui vedi, c'è Willy, 100% secchione. Albi, 100% simpatico. Allora, io questi me li ricordo quando ero bambino. Non mi ricordo se ci fossero le facce o no. Come no? C'era 100% Monella, ma la faccina io me la ricordo. A me cringe un po'. Mi sembra un po' un cartone del latte intanto. Sì, ma calati però nel bambino dei 6 anni. Non mi fa bello. Non mi dispiace però l'insieme di colori. Non è il più brutto tra quelli che abbiamo già visto. Santal. Questo è uguale da una vita. Questo è proprio il succhino standard. Vintage anche qua, la pesca, hanno finito il toner anche qui. Chissà di quanti anni fa è la foto della pesca. Per me almeno 20 anni. 20 anni? Sì. Dov'è un disegno? È un po' ricco di dettagli, non lo so, non mi piace, c'ha troppe informazioni. Bene, ma non benissimo. Questo è terribile. Quello lì è veramente brutto. Ma non mi piace neanche la forma, non mi piace niente di quello. Pasticciona come una pesca. Ma mi cringia! Però è da bimbi. Ho capito. Sono brutti anche gli occhi e la bocca. Sportiva come una pera, addormentata come un'albicocca. Non mi piace. Neanche a me. Mi fa paura. Brutto. Anche il colore del cielo è brutto. L'ultimo, quello bellissimo. Dello yoga. Ma basta. Ma ci sono i fumetti. Basta guardare. È innamorata, c'è scritto. C'è una conversazione. Ah, c'è pure Cat Calling. C'è Cat Calling sopra su Kiss. No, che dici? C'è lui che... Ciao. Innamorata. Ma che brutto. No. L'ultimo è quello della yoga. E anche questo è uguale da una vita. Però quello della yoga è pazzesco. A me piace, nel senso che ti dà proprio quel senso di... Di una
natura, ma casa, calore, questo verde caldo. Per me il succhino è yoga. Io bevevo questi. È bello, sì, a me piace molto. Io bevevo quelli sotto marca, però desideravo lo yoga. Andiamo quindi a decretare il migliore, che prenderà all'interno della nostra classifica la ricerca del succhino migliore 2 punti. Allora, sono molto indeciso. Io yoga dritto. Qui? Sì. Io andrei qui. Questo? Sì. Le chiappe? Sì. Ti piace quello alla fine? Mi attraggono i colori, perché sono un po' anni 90. È più simpatico. È che uno sembra un succhino fresco, quello della yoga. Invece quello Zurich sembra un succhino vintage vecchio. Anche questo mi piace. Forse quello che mi attrae di più è questo. Che per me dà fastidio un po' il bianco. Cioè, mi piace la cosa, ma il bianco me lo rende un po' flat. Io scelgo yoga. Allora, io se dovessi berne uno basandomi solo sulla confezione, probabilmente andrei sullo Skipper, perché mi dà l'idea di essere sano e lussurioso. Quindi yoga e Skipper. E ora, bambini, valutiamo il gusto pesca. La pesca è un buonissimo frutto. Bra, è un grazie. Grande sbatti, però, perché ti sbrodoli. Quindi bevi il succhino. Non sei dura, come insegna il nostro amico Federico, che da bambino si mangiava delle pesche che erano come i sassi. Alla salute, al primo assaggio. Alla vostra. Non ciucci da giù. Io ciuccio da giù. Ciuccio da giù te. Mi sovviene l'infanzia. È da un botto che non ne bevevo uno. Assurdo. Non lo prendo mai il succhino alla pesca adesso. Questi succhini che non sanno di pesca alla fine. È stra aspro. Molto aspro, poco grumoso, molto liscio. Sono pazzesco. Saranno tutti lisci. Vabbè, ma io sono. Non ci sono con la vera polpa. Un grande critico, sia di pesche sia di succhini. Passiamo al secondo. Mi avete da fare un po', È un sapore completamente. Sa di sembra te. Sembra te la pesca. Ah, raga, ma non è buono. Infatti, non è un succo di frutta. Ah. È una bevanda a base di pesca e mela. Signori, allora bruciatelo. Buttare lo skip. Molto buono. Non è assolutamente il genere di succhino che sono abituato. Cioè, sta proprio di te alla pesca. È alla pesca, preciso, spaccato. Lo possiamo escludere? Sì, sì, lo possiamo tiro un pugno che arriva su. No. Dolce, dolce, dolce. Però mi piace. Perché? Monellino. È monellino. Torna sul sapore di pesca classico del succo, ma meno aspro. È più dolce. A me piace. Ma ci sono grosse differenze. Cioè, perché no, sono tre robe completamente diverse. Ah, figo. Dolce, dolce, dolce. Sembri una mamma che dà da mangiare i suoi pulcini. Vuoi la mia tetta? No. Santa. Di nuovo te. Te. Dove erano questi succhi quando eravamo piccoli? Io non mi ricordo. Questo sa di te leggermente più succhino alla pesca, stanno. È una via di mezzo. Orrendo. Perché sa di cartone? No, quella è la cannuccia. Per me è la cannuccia. Prima ah, dici. La cannuccia fa tanto, Cioè, ti impasta quella di carta in bocca. La prima succhiata aveva un sapore preciso che adesso non ha più, quindi secondo me c'era della polvere dentro. Però sai che questo sa poco di pesca, però in realtà probabilmente è il più vero. Rispetto agli altri è molto più fiappo. E avranno usato delle pesche che non c'hanno sapore. Oh, yoga. Ma anche questo ha un sapore del c***o al primo succhiata. È la cannuccia, vaffanculo. È la cannuccia, secondo me. Ma non è polvere. Sa di polvere. Questo è. È ok. Non troppo dolce, non troppo pescoso. È forse quello che mi è piaciuto di più. Molto più equilibrato. Però anche quello dell'Esselunga non è male. L'aspro a me piace. A me sta versione te piace. Ma è da escludere. Sì, però devi pensare a quello che sta cercando proprio il succo alla pesca. Cioè voglio il succo alla pesca. Il bimbo va sul mio gusto però. 3, 2, 1. Yoga. Non ho capito quello di Ines. Swag. Dolce e delicato. Molto dolce. Mi piace. E ora bambini, pera. La pera è molto più simpatica comunque, sia se guardi la Zweig anche in versione occhialuta, sia se guardi la Valfrutta è molto più cool. Beh, la pera per me è tutto. Sono curioso di sentire se le versioni tè... Di che c***o stanno? Esatto, esistano anche in versione pera. Io però posso dire qua impazzivo per quelli Esselunga. Cioè io amavo la pera Esselunga. Molto buono. Per essere un buon succhino alla pera devi avere il grumino pera. Bravo, bravo. Sì, deve essere un po' sabbioso. Io odio la sabbia della pera. No, non deve essere filtrato, deve essere proprio sabbiolino. Esatto. Questo è ancora più sabbioso. Sa di meno però. No, aspetta. È in versione tè anche questo. Questo non è sabbiolino. Questo non è sabbiolino. È polpetta. Questo è polposo. Però è lì, cioè. È più versione tè, è più liscio. Sa di meno, sembra un po' acquoso. Questo è... ma no, la Zweig non ha senso, buonissimo. La Zweig. Ma non sa, non sa neanche di pera. A me piace un botto. È buono, Ma più buono di Esselunga? No. A me piace. Cioè qui percepisco proprio il potere della pera. Questo sa di pera. Sembra di leccare una pera. No, aspetta un attimo, quegli altri di cosa sanno? Gli altri sanno del sapore del succhino alla pera. Ah, ok, è vero. Okay. Cioè, quando tu bevi un succhino alla pera, non sa di pera. Questo è il più peroso che abbiamo mai assaggiato. Facciamo entrare una pera da far leccare a Nelson. Realmente, ragazzi, sa di pera. Aspetta, quello lì che avete sentito della Santale è quello con le pere Williams. Sì, anche questo si chiama Willy. Ecco perché. No, vabbè, ma è geniale. No, questo si chiama Willy, ma secondo me non ha. Ma pere Williams. Non ha le pere Williams questo. Dammi un po' di pere Ma se no va il frutta la pera cool. Ma sa di merda sta cannuccia. Cannuccia sì più pacato per favore. No però ha ragione. E quelle della Valfrutta, le cannucce della Valfrutta hanno un po' di problemi. Stiamo bevendo secondo me della roba che non va bene. Lo standard è comunque sempre alto. Questo è quello che sa meno di pera però. Sì, non mi dice però tanto. Io posso dire che odio quella. Sono molto influenzato dalla pera con gli occhiali. Allora guardarla.
Particolare yoga. Buono. Molto simile a quella Selunga. Molto sabbioso e sa molto di pera. Riassaggiala, è molto diverso. Questo è più acido. Secondo me deve vincere il più sabbioso. È vero, questo è molto meno saporito anche. Forse è il mio preferito. Sa proprio di pera. È una via di mezzo particolare. Come mai gli swag ti fanno così tanto? È molto dolce. Swag, baby. 3, 2, 1. Santal. Unanimità. D'accordo. Questo è quello che sa più di pera. Pazzesco. È quello con le pere Williams. Io ammetto di aver sentito pere Williams per la prima volta oggi, 2022. È vero. Ma dai, come? È possibile, ragazzi. Sono famosissime. Non mangio la pera. E ora, bambini, albicocca! Io sono un grande fan delle albicocche, però il succhino mi è sempre sembrato una sottomarca tipo di quella alla pesca. Anch'io. Io amo l'albicocca. Però non la puoi mangiare. E guarda qua, invece l'ho mangiata. Perché sei fake? No, le tue allergie sono fake. Il fatto è che è acido il succo dell'albicocca. È super acido. Ma è pomposo. È Selunga, sono veramente tutti acidi. Qui non sa neanche di albicocca. È proprio limone. Skipper. Questo sa di te. Sa di te. Uva. Non so, secondo me li annacquano quelli della Skipper. Qui c'è del succo 2. Asprissimo anche questo. Forse più aspro di quello prima e sa meno di albicocca di quello dell'Selunga. Io confido in Albi, 100% simpatico, che sarà dolce. Mi inquieta. Ecco, questo forse è quello più buono. È il più dolce appunto. Fino ad oggi. Ah, questa è l'albicocca, quella della frutta per addormentare. Non sa di merda questa. No, questa di merda. Si vede che l'hanno spolverata. Questo è buono. Molto buono. È dolce, molto dolce e delicato. Non c'ha l'acidità degli altri. Non si ha l'albicocca. Non viene su perché? L'ho turato. No, rega, ho paura. Ci deve essere un topo dentro. Presente a volte succede. Ma no, ma dai. Non viene su. Questo è un tè alla pesca. No, scusate un attimo. Ci deve essere un topo dentro. Ma succede. Ma come può succedere? Ma non l'hai mai visti? Tè alla pesca. Perché? Oh. È molto buono, però non c'entra un cazzo. Che è la pesca, no. Quella. No, no, albicocca. C'è molto dolce anche. Io c'ho un bel plot twist qua. 3, 2, 1. Valfrutta. Ah, tanta roba. Plot twist. Sta. Yeah. E ora, acce. Spesso e volentieri si mangiano i succhi, bimbi. Se compro un succo a casa, sì. E capita di rado perché ho ancora il flash di quello coi funghi dentro, lo compro ace. L'ace lo ricollego proprio immediatamente alla colazione in hotel. C'è sempre il succo d'ace. Ah, è vero. Ananas e ace. Secondo me è perché disseta. Non è più generico. Secondo me è perché lo fanno in polvere negli hotel, di solito te li mischiano con l'acqua. Arancia, carota, limone. Ah. Non fa bene. No, beh, sì, non cambia niente. Tu puoi può venirgli un embolo. Ti va nel cervello? No. Ma che cosa? Ma no. Vabbè, ma però tu devi studiare. Come la c***ina. No, tu devi studiare, ragazzi. È come la c***ina. Secondo te, no, è collegato. Proprio di ace. Ma questi stanno tutti uguali. Aspetta, facciamo un secondo. Sa molto di carota. Che vomito. Ma tu li hai invertiti? No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Dai. Ma schifo. Perché sa di questa roba? È amarissimo. No, sai cosa? Ci sono le arance amare. Non fa schifo. Sa di arancia rossa amara. Solo che non te l'aspetti in un ace. Sì, cioè very traditional ace, very amaro ace, succhino all'arancia. Sa di quelle caramelle al mandarino che abbiamo in studio di là. È un'arancia mandarinata. Senza dubbio qua proprio. Buono, però esatto, one way. 3, 2, 1. Selunga. Ha proprio a mani basse. Fa dei punti. Non si impegnano nell'ace. Però vince la tradizione. Resistenza ai bulli. Sì, Selunga! Vai un succhino! In questo test metteremo alla prova la resistenza dei nostri brick di succhino dai bulli. Sì, quanto che, resiste allora, a un bullo? Esatto. No, no! Aspetta, no, perché dovevamo presentare. No, aspetta, se ci pensate anche quanti vostri compagni di classe calciavano le cartelle. Mi è venuto in mente che io da bambino, visto che Luca mi diede delle cinghiate per tutto il tempo in cortile, okay, gli calciai lo zaino dopo avergli dato del figlio di puttana. Andiamo a vedere qual è il brick più resistente agli urti. Ci serviremo però di un personaggio importante quest'oggi. Importantissimo. Ora tocca a te. Il bulletto Nicolas. Adesso non entra perché fa io il cazzo che quando vuole. Quando mi pare. Ah, giusto, ah, perché giusto. È scontroso. Facciamo entrare allora il bullo Nicolas. Si chiama Nock. No, Nock. No, no, aspetta. Aspetta, te lo metto nello zaino. Esci di nuovo, vattene. Vattene. Aia, mi hai girato un dito. No, vai via. No, vai via. Allora, inseriamo il succhino nel mio zaino. Altra lezione di flauto. Chiudiamo lo zaino. Io e il mio amico Cesare stiamo passeggiando per andare in intervallo. Stile e all'improvviso drive. Nicolas il bullo. Ah, Nicolas. Ma ha un asse di legno nella schiena. Ma bellissimo. Poi lui. Cosa? Ma poi per quale motivo? E non posso avere figli perché. Nessuno gli aveva dato le istruzioni di colpire. Però. No, basta. C'è la mano. Vattene. Porca vacca. Ah, oh, mi viene a vomitare. Vediamo se la mia rende in salvo. Allora, porca miseria. Porca vacca. Ha preso una bella botta. È più molle la confezione. Questo significa che l'urto era importante. Però non ha perso niente. Anche la cannuccia intatta, perfettamente intatto, leggermente più mollo. Quindi, ditemi, bambini, questo succhino resiste ai bulli? Sì.
skipper. Sì. Passiamo allo skipper. Tu inserisci nel... Capita, eh. Sai che secondo me quelli meno lunghi esplodono di più. Può essere, sono più compressetti. Quindi stiamo passeggiando nel nostro intervallo. Ma scusa. Ma cos'è? Ma non sei mai visto. Ma cosa stai... Sì, vabbè, ma per forza. Oddio. No. Integro. Oh, che bomba. Sì, pazzesco. Sì, ma è imbevibile. Scusa. Beh, no. Cioè, guarda, l'ho ricompatto. Non è uscito niente. Ma tutto io pensavo... completamente intatto. Assurdo. Io pensavo fosse esploso. Anch'io. Questo succhino resiste ai bulli. Sì. E ora Zueg. In step back. Facciamo entrare il nostro... io ho paura. No. Ma il set, Nicola. Io sono un bullo. Ho capito, però ci serve anche per altre puntate. Non ne aveva voglia. No, non aveva troppo voglia. Questa non aveva voglia. Secondo me è di parte. How to be Nicolas. Nick, sei andato. Però ci sei andato piano, puoi fare una ripassata. No. Va bene, è bello appiattito. Io prevedo brutto. Ma è una sottilezza. È esploso? No. Ma in realtà meglio, se no. È esploso ovunque. No. Il nostro zainetto è pieno di succhino alla pera. È diventata una sottiletta. È andato molto violento. È andato dopo molto violento. Però mangi del c***o. Sì, no, abbiamo rovinato tutto. Questo succhino resiste ai bulli. No. E ora Santal. Andiamo ad inserire il Santal. Con poca rabbia. No, cos'è? No. Vabbè, ma questo... Ma io... Infierisce su di voi più che sul... Porca miseria, il flauto. Suona! Dove è finito il succhino? È svampato, signore. L'ha rubato. È stato fortunato. Poi molto gonfio. Dipende anche da quello. È molto gonfio, ma è perfettamente intatto. No, è intatto. È completamente intatto. Questo succhino resiste ai bulli. Sì. Bambini, tenetevi forte che si va con Valfrutta. Scusa un attimo. Smettila di prendere delle armi nuove. Ma dove le trovi? Vuoi da me? Devi prendere il cazzo di zaino. Ma poi a me la cosa più... Hai il della resistenza. La resistenza si sta... No, ma porca. Sì, però se devi sfasciare tutto non ha più senso. Hai lasciato qua la tua spada. Andiamo a vedere se il succhino è intatto. Guarda se i microfoni sono intatti. Batman, si è infrattato. Odore di pizzetta da compleanno. È questo. Ma è perfetto. Perfetto. Ha avuto forse molta fortuna. Ha fatto una bola di questo succhino. Lo so. È perfetto. Forse è il migliore, quindi. Questo succhino resiste ai bulli. Sì. E ora ultimo giro con yoga. Non vedeva l'ora. Mi fa molto ridere come Nelson venga sempre preso all'interno della rissa, anche se non c'entra niente. Avete presente quel gioco? Sembra molle. La matita sembra molle, va. No. Allora, aspetta, è l'ultima manche. Possiamo lanciare un bel messaggio. Con l'uso della parola, okay. Si può arrivare a un appoggiolo per terra. Perché devi farlo? Perché mi va di farlo, facciamolo insieme. No, ma non funziona. Ma non ha senso. No. È resistito, siamo a cavallo. No. Non è resistito. Vabbè, tanto resti. No, ho subito una brutta caduta. Secondo me possiamo anche non aprire. Scavicchi, ma non apri. Di cosa era di pesca talcata? Ma sta di pizza questo zaino. Sta di pizza. Ah, è lui che sa di pizza. No, sei fuori. Serviva. No, perché? Secondo me non serviva. Perché? Non è esploso completamente. Beh, insomma, c'è proprio un foro, eh. Beh, molto semplicemente. Questo succhino resiste ai bulli. No. Prima di chiudere il video ci è venuta in mente una cosa veramente molto importante per quanto riguarda i succhini. Sì. Andiamo a dare un'occhiata ai prezzi. E ora in base ai prezzi diamo un punto a Zueg per essere il più economico. E togliamo un punto a Esselunga Yoga per essere i più costosi. I succhini migliori sono Santale Valfrutta.
Un applauso al ai bullo. Vincitori. Ah no, ai vincitori. Vieni bullo. Ma che al bullo? Vieni bullo, facciamo vedere allora. Che è tutta finzione. Anzi, oddio. Dai, no, basta. Posso dire una roba? Sì, dilla. Io cestinerei tutto questo video e salverei soltanto la manche del gusto. Okay. E mi baserei su quello. No, era importante. No, perché ha vinto Valfrutta, mi sta un po' sulle palle. Vuoi dire qualcosa? Vuoi lanciare un bel messaggio? Dai, lancia un bel messaggio. Lancia un bel messaggio. Non fate i bulli. Perché? Mi sento in colpa. Bravo! Molto bravo. Siete allora. Tutti spostati a sinistra, però. Ma vaffanculo. No. Noi ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo tutti lunedì e i giovedì dalle ore 18 in live su Twitch. Nella prossima live parleremo di frutta. No, non è vero, parleremo delle merende a scuola. Delle merende a scuola. Cosa facevi merenda te? Io facevo merenda con lo gnocco fritto, ce l'hai anche adesso? No, con i flauti. Le ciotoline di Nutella anche mi dava mia nonna. Una ciotolina? Una ciotolina piena di Nutella. Arriverenze. No. Prima di passare al prossimo video, vi ricordiamo che sul canale YouTube di Prime Video Italia, di cui trovate il link in descrizione, è uscito il nostro video per The Wilds. Molto carino, andate a vederlo. Abbiamo cucinato la zuppa al pesce. Sì.